guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nel mancato rispetto dei limiti di velocità e nelle condotte che costituiscono motivo di distrazione per i conducenti, come l'uso degli smartphone alla guida, che voi sapete che è un vero e proprio cambio praticamente dei comportamenti alla guida. In linea con tale finalità, la Prefettura di Salerno ha attivato già da alcuni mesi l'osservatorio sulle politiche opera per dare attuazione a strategie comuni di contenimento del fenomeno. Presupposto imprescindibile da cui si è partiti è stata la comprensione delle cause di incidentalità e la individuazione di ogni utile strumento per contenerlo. A tale scopo si sta procedendo. Allo studio delle maggiori situazioni di criticità delle arterie stradali per elaborare comuni strategie volte a mettere in sicurezza i punti più pericolosi di tali arterie. Allo studio dei sistemi di controllo della velocità esistenti per una più razionale disciplina di oggi, ideata quale momento di confronto dialettico nel quale credo fortemente, perché proprio grazie al confronto avviato in questi mesi è stato possibile tracciare la roadmap da seguire nell'ottica della prevenzione dei reati e del controllo del territorio. Valorizzarle, razionalizzarle il più possibile, con l'impiego ad esempio attraverso l'esercizio in forma associata dei servizi e specialmente la stipula di convenzioni per lo svolgimento in comune dei servizi di polizia stradale. Anche nella materia della sicurezza stradale, il modus procedendi deve essere quello di realizzare piani di controllo del territorio basati sul concorso di tutte le forze di polizia, stradali e municipali, impegnate in un'azione comune. Nel concludere questo mio saluto, desidero rivolgere a tutti noi l'augurio di ripensare le problematiche che siamo chiamati ad affrontare da un'angolatura differente, non quella settoriale del singolo ente con poche risorse a disposizione. Una domanda di sicurezza sempre più difficile da interpretare perché proveniente da una società complessa e globale come quella attuale. Una sfida che possiamo affrontare con successo, utilizzando la sinergia interistituzionale, la collaborazione, quale unica arma vincente, sulla quale dobbiamo puntare. E quindi un applauso al prefetto, io chiedo a tutti voi, ovviamente un impegno che sta mettendo in campo in sinergia con tutte le forze dell'ordine, che ringrazio davvero di cuore e stiamo cercando di oggi, lo dimostra. Grazie a tutti, dicevo, per la partecipazione, ma grazie...